sono nato, o 1900, e tengo nata, o calendario non lo da 30, o calendario è nato scucciatore che volontariamente ci accattiamo noi stessi e ci piazziamo vicino a noi religiosamente. A vita dura un anno, tutto il suo perché è una superchiaria, è come fosse inutile, diciamo a lingua nostra, è pingiaria, avidità. Un giorno mi telefonò Edoardo. Marisette, ti voglio parlare di uno spettacolo che voglio fare. Io rimasi veramente esterrefatta e felice. Vieni a casa mia. Io e lui ci ritrovammo a parlare di uno spettacolo che lui voleva fare sulle guerre di Napoli, la prima e la seconda. Oi vita, oi vita di, oi go, esisto, si sta, o prima poi, o prima di me sarai a te. Per tutta la vita, forse, pensi e sogni di poter fare Filomena Marturano. E la feci qualche anno fa con Luca. Ecco, quando fui chiamata io pensavo di sapere chi era Filomena Marturano. Ma quando la feci io scoprì improvvisamente tutte le ombre di questo personaggio. Non può piangere perché ha troppe ferite sul cuore. È sempre sospesa fra l'amore e l'odio. Ha sofferto troppo. Quando dice, io a famiglia mia non so che fine ha fatto. Una parola buona, mi ricordo, me la disse mio padre. Ti stai facendo grosso, eh? E qua non ci sta che magna. Tenevo 17 anni. Una sera incontrai una compagna mia. Che manca conoscette, talmente stavo vestito bello, ma a loro mi pareva più bello tutte cose. Mi dicette, ma tu perché non... Così, così, così. E conoscette a te, là, tu mi... La ricordo. Che la casa mi pareva una reccia. Catarì, Catarì, perché per dire sti parola ma ti voglio bene, ti voglio bene e tu mi fai morire. Errore, errore, mi viene da piangere, errore, grande errore. Filomena non piagna, non l'ha già accise figlia. A famiglia, a famiglia, per 25 anni ci ha già pensato e va già cresciuto. Che grande cosa che fece Edoardo. Dopo Filomena Marturano ci fu la legge per la quale poi si potevano riconoscere i figli illegittimi. Aveva 48 anni Titina. Quando durante le prove la faceva si sentiva imprigionata perché Edoardo diceva no, non ti muovere, no, le mani sui fianchi, no, questa passione, no. Titina mia, Titi, scrive Edoardo, che t'ha già ricerca. Sì, te tenesse a capo un momento, una mesura, un'ora solamente. T'ha più asso sta capo in coppa a spalla e ti dicesse fino a che sto un coppa a terra e sungo vive, si mancoro nuria. Con l'occhio rinda all'occhio tu dicesse e a goccia se non funnessero in mano se ti sapesse riesce che lo cuore riesce quando si arriva se tu sapesse riesce. Che bello occhio, occhio affamato. Quando c'è la luce e c'è qualcuno in sala, comincia lo spettacolo. Facevo una macchietta. Grave!
signori, cravatte, cravatte, signor, cravatte, cravatte, signor, cravatte, signor, signori, cravatte. A questo punto io passai e si ricetta, ma Andretta che sai cantare? È arrivato Valentino! Basta, questa era la mia battuta. Quando fui chiamata a fare Natale in casa Cupiello, che era una sostituzione pure quella, e Steve, chinata, mi venne un colpo di tosse, lui vide le mie spalle, no, che facevano il singulto, e pensò che stavo piangendo, perché io mi emozionavo. E con la bocca, mezza paralizzata del personaggio, ricetta, sottovoce, non ne ho vero le nuove. Ormai, a noi altri napoletani, toglieteci questo poco di sfogo. Io, per esempio, a tutto posso rinunciare tranne che a questa tazzulella di caffè presa tranquillamente fuori un barco. Ah, è che se non è caffè è cioccolato. Ah, così vado in frigide da se caffè marino sotto le zucchero dopo amare sì, ma è tanto che ci ho girato, è tanto che ci ho avuto dolce sotto danza fino a tutto matarlo. Questo scrive Edoardo, il coraggio della libertà, che si paga sempre, sapete? Se la guardate, se la pressione, se vado voglio stare, la voglio da buono lì, che non intendi lì. Il coraggio, signori, il coraggio, grazie. Il coraggio di Edoardo. Bisogna seguire il proprio istinto. Bisogna dire la verità al pubblico e a se stessi. Dolcissimo.